Hola, io sono Marco Scolano e signore e signori, bentornati in una nuova puntata della Sky Factory. Se sentite dei click e click, purtroppo c'è Shifty qui accanto a me che sta giocando a una mappa, a una custom map su Minecraft. Cioè, raga, rendetevi conto, io gioco a Minecraft mentre registro e la mia ragazza qui accanto gioca a Minecraft mentre registro io. Come funziona? Shifty, portaci un gameplay di questa mappa immediatamente, altrimenti le persone, i miei iscritti potrebbero essere molto arrabbiati. Non importa, le zinne, questo sopperisce un sacco di cose. Molto, molto arrabbiata. Allora, benvenuti nella Sky Factory, Marcus Kroll fa le cose off camera. Ho provato ad aggiornare il pacchetto alla 2, alla 3.0.7, risolve il problema di guardo qui e poi muoio, però non funzionano questi, non funzionano i flux. Era tutto spento e ho detto, oh mio Dio, sono ritornato alla versione precedente prima di capirci qualcosa. Se qualcuno la sta utilizzando e mi vuole dare delle citazioni, io sarei gentilissimamente disposto a ringraziarlo. Anche se gentilissimamente non c'ha nessun senso. E volevo notificarvi che adesso sto benissimo con i Dimlet Parcel. Shifty è morta, ragazzi, mi dispiace. Era una trappola. It's a trap. Guardate qua, continuano ad arrivare. Io continuo a spacchettare Dimlet come se piovesse. Oh, pela, che culo. E andiamo a buttarli dentro questa qui, perché oggi voglio fare una cosa che andava fatta tanto tempo fa. E no, non è vero, dobbiamo farla adesso, perché sì, perché la voglio. Stavo vedendo come funzionava il Blender Bridge, però va bene, chi se ne frega per ora. Andiamo, signore e signori, a prendere una siringa. Non mi ricordo mai come siringue, non lo so. Eccola qui, la siringa siringosa, ci può servire a un sacco di cose, ma io non voglio utilizzarla per quelle cosine lì, voglio utilizzarla per ciucciarmi un Ender Dragon, ragazzi, esatto, Ender Crystals, ci servono, non si chiamano Crystal? Ehi, come ti chiami? Eccole qui, ah, Hand Crystal, ok, ce ne servono 4, giustamente, e finiamo i glass panel, ma non è un problema, andiamo ragazzotti, nella farm di End, che vi faccio vedere perché adesso sto bene con i Dimlet, come potete vedere, opelà, eccoli qua, altri 13, cioè, questa cosa è fantastica, prima ci mettevo 700 anni, ve lo faccio vedere subito. Sono andato in una fortezza nel Nether, ok, ho preso 5 spawner, 4 li ho rotti, ho fatto un spawner change della dell'Actual Addiction, come già abbiamo fatto con i cosi, come si chiamano, i Blades. L'ho trasformato in un Resturbed Spawner, Mob Spawner, con il Drop of Evil. E quindi questo qui adesso è di Enderman, ok? Se ci mettiamo sotto un pezzo di Cursed Earth, funziona anche se siamo lontani. Con lo Speed Upgrade, come potete vedere, è velocissimo. E questa Ender Tech serve per non farli teletrasportare lontano, ma in realtà è inutile. Purtroppo questo fregno non funziona nell'Overworld, ma ciancando questa zona noi non abbiamo nessun problema. Quando sto qui sono tantissimi gli Enderman, perché come potete vedere spawnano naturalmente. Vediamo se spawnano naturalmente. Stanno spawnando naturalmente? No, sembra che li spawni soltanto quello. Ma comunque, quando siamo da qualsiasi altra parte, questi qui spawnano a questo ritmo qui. Quello non ce la fa quasi a ucciderli. E questi qui ci droppano tantissimi. Chissà che quando muore il Compressed Enderman ci dà più Enderman. Non me ne sono accorto, non ho capito bene. Ragazzi, ci dà tantissime enderpearl che vorrei utilizzare per produrre energia, ma soprattutto i Dimlet, bellissimi, Dimlet Parcel più che altro. Eccoci qua. Allora, andiamo, oppelà, ad evocare un drago. Yes! Andiamo qui, andiamo qua sotto, e voilà. Mi sono scordato. Ciao Enderman solitario, come stai? Muori, muori. Ok, 1, 2, 3... e 4, signore e signori, ecco qua il nostro draghetto che si rievoca. Visto che l'abbiamo visto mille volte, vi salto la parte in cui gli Enderman esplodono male. Oh yes, ecco qua il nostro Ender Dragon. Allora, andiamo a rompere questi ciccipuzzi qui come al nostro solito. Oppela, tanto non mi fanno quasi niente. Oppela, oppela, mio piccolo draghetto, perché non porto mai con me l'arco? E anche se lo portassi, sì, mi stai sparando, va bene, ok. E anche se lo portassi, ragazzotti, mi dimenticherei le frecce, quindi, hey. Andiamo a togliere questo, molto good, togliamo questo, mi dispiace Enderman, sei morto. Il bello che l'Enderman schioppa e io no. Ok, dovrebbe essere l'ultimo. Oh yeah. Yes, perfetto. Ok, Ender Dragon indifeso. Vieni qui, vieni qui.
Vieni qui un attimo, vieni qui che ti colpisco con la mia siringa. Vieni qui, ciccio ciccio. Mamma mia, ti prendo. Non riesco a prenderla, è troppo veloce. È troppo veloce. Sapete che una cosa? Non riesco a immaginare una persona che giochi una Skyblock per prendere quello. Ok, vediamo un po' se funziona. Yes. Ok, lo sto colpendo. L'ho colpito. Ragazzotti, abbiamo una siringa di... Perché unknown? Va bene. Una siringa di questo. Con la nostra Staff of Power, che fa 100 danni, gli abbiamo già tolto metà della vita. Va bene, sei un piccolino, mi dispiace tanto. Vieni qui. Vieni ciccio ciccio. Vieni ciccio ciccio, vieni qui. Vieni da zio MK, che ti dà tante totò. Aio. No, no, non mi sparare quella verdaccia schifosa. Vieni qui. Oh, yes. Non devo spammare i colpi, me lo scordo sempre, però vabbè, fa niente. Vieni qui. Patatino morbido. Beh, morbido mica tanto, è nero, cattivo e tutto quanto. Non siate razzisti, ragazzi. Se venissi qui io ti ucciderei, giuro. Preferivo il vecchio drago, era più mansueto. Questo adesso va in giro, prova a spararmi. Oddio. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. No, è inutile che vibri, non mi fai niente. Ok, eccolo qua. Oh, drago in posizione, pronto a prendere le botte. Vabbè, op. Guardalo! Sapeva che sarebbe morto, lo sapeva. Vieni qui. Ti ho preso. No. Mi rode un po' il culo. Vieni qua. Vieni qui. Ma prima si poteva colpire, vero? Adesso è arduo. Oh, yes. Vieni qua, dammi il tuo cuore. Non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Morbido. Dammi il tuo cuore. Ehi, ciccino, dammi il tuo cuore. Dammelo. Ok, me l'ha dato. Andiamo giù. E dovremmo trovare da qualche parte il nostro amico Ovetto Kinder. Eccolo qua, non voglio addestrarlo, poi lo riprenderò. E andiamo di qua. Opra, dovremmo spawnare vicino al nostro letto. Spero che non ci siano bugghini. Nope, spono qui, non so perché. Mi sono portato con me un Enderman. Va bene, me lo sono portato dal Nether, da Land. Ok, d'accordo. Ragazzotti, allora, perché ci serve uccidere l'Ender Dragon? Per il coso, il drago qua, il Dragon Egg? No, per i cuori. Perché? Awakened Dragonium, dove sta? Eccolo qua. Perché questi qui si craftano con il drago, in automatico con il drago, ricordate? E adesso che ci metto il drago, lui si posiziona, e come al solito, ammiriamo la tecnologia ritardante di Manfredi. Oh yes, sta per arrivare. Ah, c'è questo. Scusate, c'era scusate, questa volta lo dobbiamo fare a mano, ragazzi. Sono molto spiacente. Ok, comunque questo qui è il metodo per fare gli Awakened. Tra l'altro Awakened che ci servono per fare il tier 8 o 7, aspetta, il tier 8, oh mio Dio, l'energia che se ne va. Ah, giusto, sta infondendo quello, guardalo come infonde, sta infondendo. Quindi, ragazzotti, io direi di andare a mettere questo qui e ottenere un Mob Dimlet di rarità 6 che costa un fottio e che ci permette di avere come mob speciale all'interno di quella dimensione un Ender Dragon. Non ho idea di come verrà fuori, che cazzo di dimensione possa essere. Ho trovato la discussione su Reddit dove suggerivano questa cosa. Non ho ben capito anche che cazzo servono i Dimlet questi qua. Tra l'altro poi i Digit Dimlet, tra l'altro questi qui li puoi, vedete, trasformare in livello 9 e poi torna a essere livello 0, ma non è ben chiaro la cosa. La descrizione dice che non hanno effetti sulla dimensione, ma possono essere usati per... Ah, ho capito. E perché ci ha messo questi quel tipo su Reddit? Boh, non lo so. Ok, ragazzotti, Ender Dragon, voglio vedere, io voglio avere un sogno. Questo sogno si chiama Gianji
con John John John. Oh, tra l'altro, infusettato tutto quanto. Ho infusettato addirittura l'infuset machine, cioè nel senso ne ho fatta un'altra, l'ho messa qui dentro. I CC arrivano direttamente, dovrebbe permetterci di consumare un pochino di meno. Mantengo il cost, sono 2000 tick cost, cosa? Ah, e c'ho una brutta notizia, sono morto. Cioè, tipo, ho lasciato FK al mondo per farmare i dimlet, ok? E sono morto di fame, non lo so, mi sono spiaccicato, una cosa del genere. E ho perso tutti i miei livelli, adesso ce l'ho soltanto 65, sono molto 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 triste. Ho fatto delle altre piantine di exp, ma evidentemente... No. Perché arriva così lenta? Ormai evidentemente... Dove stanno? Dove sono le mie piantine? Aspetta... È questa? No? Dove sei? Ah io sì, eccola. Ecco l'esperienza in arrivo. Ah, è un export, quindi è un autocrafting. Ok, va bene, mamma. Torna qui. Rimettiamole dentro. Oppelà. E sprecherò i miei 65 livelli per andare, far andare più veloce questa cosa. Oppelà. Non ho capito perché devo usare. No, già fatto? Già hai fatto? Quanto costa 10.000 RF su tick? Va bene, chi se ne frega. Togliamo questa wanda e signore e signori, andiamo a collegare, oppelà, Ender Dragon con Ender Dragon. Ed ecco qui, qui abbiamo il mondo di diamanti e qui abbiamo quello che spero essere il mondo di Ender Dragon, ok? Non sto nella pelle e Spock, energia! Ho paura, attenzione, alto utilizzo della CPU. Ok, sono qui, salve. Sì. Dove sono i miei Ender Dragon? Io ho messo il coso. Perché non spawnano i miei Ender? Perché è giù... No, non credo. Perché... Vedi come è gredito. Di Ender Dragon, cioè se... Ho una buona e una brutta notizia. Quella buona è che bastava mettere una piattaformina e spawnavano. Quella cattiva è che sono... Ah, io! Figlio della merda. Che sono due e credo ce ne sia anche un terzo da qualche parte. E ok, allora, noi abbiamo un mondo dove girano i draghi. Molto bene. Non ho preventivato il fatto che devo ucciderli. Nel senso, più che altro non ho preventivato come cazzo si comportano. Effettivamente adesso non si fermano. Dove vanno? Oddio, no, che sta facendo quello? Bello. Oddio, vanno tutti nello stesso posto? Oh sì, godo. Vanno tutti nello stesso posto, ma che cazzo stai dicendo? Ma non muore? Ah, giusto, non c'è la barra della vita. Acnologia. No, vanno in posti diversi, ragazzi. Vanno in posti diversi. Muori, bestia di Satana. Muori. Perché non c'è il nome? Non lo so, guarda, si fanno la guerra a vicenda per... Allora, andiamo un attimo a vedere quest'arma. Che è possibile che faccia soltanto questo danno? Così che fa? Ah, copri... Ah, io, scusa. Me la tocchi la medusa? Bello, 3 Ender Dragon! 4 Ender Dragon! Sì. Il fatto è che non se la prendono con me. Oddio, se la prende con me. Guarda, mi stanno a tirare i caghettini mobile. No, tutti qui? Tutti qui, dai, tutti qui all'arrembaggio. Pirati siamo noi. Va bene. Raga, io lo picchio, faccio quello che... Non crepano, ragazzi, perché c'hanno 200 punti ferita. A quell'altro io ne ho 2 di fa 3, però il problema è che non so chi è che già stava. Cioè, non riesco a capire chi sta male, chi non sta bene, chi... sì. Come faccio a ucciderli ora che li ho fatti? Allora. Cerchiamo il nostro Wyvern Bow e andiamo a trasformarlo in Awakened. Dobbiamo metterci un Awakened Core e un Energy Dragon. Tutti Core si chiamano, non è che potevano mettere un altro nome, eh? Solo Core, per forza, va bene. Allora, facciamo questo qui e facciamo quello lì. Barabim, questo già me l'ha fatto. Questo non me lo sta facendo. Non ho capito. Qui c'ho questo qui bloccato, togliamolo. Questo qui mi sembra che si stia... Si fa così? Ah, e che cazzo... Cioè, ragazzi, la farma automatica che va in combo
con le altre fantastico, meraviglioso, meraviglioso. Io mi ero scordata, stava tipo, che cazzo sta a fa? Ok, allora quindi Draconium, thank you so much. Guardate qui come sta aumentando questo ciccio ciccio. Ok, lo trasformiamo anche un altro po'. E voilà, poi no, che dico, due pezzi di questo. Il nostro sta girando, ragazzi. Fatelo girare. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi un awakened core. Poi ti butti giù. Ok, ce l'abbiamo. Oppela, oppela, oppela. Sto facendo un sacco di casino con il mouse, ma va bene lo stesso. Shifty, cosa stai facendo? Che ti sento sclicchiare. Cose. Cose. Grazie, Shifty, per essere immensamente descrittiva. Ma Ma allora, abbiamo trasformato. Stiamo trasformando l'arco della viverna in il Draconic Bow. Ma ragazzi, qui dice che fa uno di attack damage. Sono un po' raccapricciato. No, sono un po' triste, se devo essere sincero. Ma adesso sicuramente riusciremo a potenziarlo a dovere. Ok, ricordate quando avevo detto che questo sistema mi piaceva? Ecco, ritiro tutto. Adesso io c'ho un arco, voglio potenziarlo. Devo ogni volta fare questo è il tier base, questo, questo e questo. Poi questo è il tier buzzer per il danno, la velocità del tiro, di quanto carica, e la velocità della freccia. Quasi quasi faccio soltanto questo, anche se forse anche il secondo può servirmi. Quindi ragazzi, ogni volta ci servono ste robe. Me ne servono 4 volte, no, 3 volte tanto, e sarà una noia normale. Ve lo schippo perché che due palle, cioè tipo Golden. Dove sta? Qui Golden Apple. Prendi queste qui. Vedi quante ne devi fare? 3 volte. Quindi servono due a botta. Parapin e parapin. E così via. Per ogni cosa. E poi soprattutto devi andare a rimetterlo ogni volta. Che palle! Ok, con questo sistema lo ottimizzo un pochino. Come potete vedere, adesso questo qui. Cioè, no, non lo potete vedere, però adesso questo qui è a tutti. Il livello 1 di questi enchant, il livello quello basic. E io che sto facendo? Sto dividendoli per 3 i materiali. Oppela. E no, non ti unire, maledetto. Oppela. E ogni volta tolgo questo upgrade, metto questo qui che mi rimane. E quindi piano piano riesco a farli tutti. Adesso dovrò fare 3 volte. Fortunatamente questi qui rimangono dentro. E ogni volta scambio questi, ridò start, aspetto, scambio questi, ridò start, aspetto. Un po' barboso, ma sicuramente meglio di fare 1, 1, 1, 1, poi cambia nuovo upgrade, 1, 1, 1, 1. Così facciamo tutti gli upgrade di livello 1, e poi tutti quelli di 2, e poi tutti quelli di 3. Speriamo che l'arco venga buono, ragazzi, eh? Ve lo dico con tutta onestà, se avessi potuto me lo sarei gibbato. Perché, porca puttana, 40 minuti a fa sta cosa, lentissimo. Ho sprecato anche un botto di esperienza per velocizzarlo perché a una certa non ne la facevo più. Ecco, ho finita. Vaffanculo. Ed ecco qua. Manca soltanto uno step. Ok? Oh, ragazzi, l'ho potenziato con tutti questi fino al livello Draconium. Perché poi il Chaotic non c'è, quindi avevo sbagliato i conti. Quindi adesso abbiamo il damage aumentato, lo speed draw e lo speed delle frecce. Scusate, ho soffocato un ruttolo. Sarebbe stato meglio liberarci. Ah, no, non è vero. Accanto a me c'è una Shifty che mangia il pollo. Ragazzi, non Culo. so se lo sapete, siamo a dieta triste, dieta perché stavamo diventando due ciccioni schifosi. Chi ci stava diventando e chi invece già lo era. Cioè, io già lo ero, esatto. Tipo My Freddy. E dai, finisci! Sono Ah, arrabbiata. abbiamo vinto, signori, abbiamo vinto. Abbiamo vinto, possiamo riattivare questa, andare a vedere sotto se Ciccio si sta spegnendo. Ok, l'autocrafting adesso funziona. Purtroppo l'autocrafting ha un po' un piccolo problema. Bisogna fare una cosa per volta. Se gliene chiedi 3 di queste, ti esplode il cazzo di sistema. Però, e ci dobbiamo ricordare di togliere anche questo. Ok, adesso abbiamo l'arco upgradato. Andiamo a vedere un pochino. Allora, Arrow of Draconic Fire. Fire an arrow made of pure energy. Ah! Oh mio Dio! Ok! Poi! Oh mio Dio, prima tirava pianissimo! Ok, questo era il massimo col tier 1, adesso fanno 9 di danno base. Autofire on. Ma
Magnification che ti zooma, potremmo non metterlo. Una powerful shockwave on impact that inflige più damage. Ok. Un Arrow Velocity Modifier, oh mio Dio, 500%? Ho paura. Ed Explosion. Allora, Explosion not possible with Arrow of Dragonic Fire. Scusi, scusi, non lo sapevo. Chiedo scuso, togliamola. Andiamo a vedere un pochino. Non spara? Perché non spara? Insufficient power to fire. Quanto costa? Aspetta, aspetta, quanto costa? What the fuck? Ragazzi, non so se lo leggete. Per sparare una singola freccia vuole 337 milioni di RF. No, cazzo. Ma io la voglio. Io la voglio assolutamente. Com'è che si chiamano questi? Upgrade. Ragazzi, io la voglio e per averlo devo purtroppo. Dove che. Eccoli qua. Devo purtroppo aumentare. Oh no. Esatto. Aumentare la RF capacity. Sperando di arrivare a quel valore. A meno che quel valore non sia assurdo. Cioè, proprio non ci possiamo arrivare. Quindi ci dobbiamo attaccare al cazzo e tirare forte. Quindi, ancora una volta, ecco il vostro Marcus Cron a craftare questo. A craftare due di questi. Andare a craftare un upgrade e a ricominciare stavolta senza esperienza perché l'ha finita. Oddio, voglio morire. Andando a prendere tutte le risorse, sempre le stesse, però che due bolle, quindi due mele, due diamanti. Voglio morire. Due diamanti, poi delle Ace of Ender, eccole qua. Vedete che sti sistemi sono fighi soltanto all'inizio, poi dopo un po' diventano tipo un ripetersi continuamente. Vabbè, tanto io lo faccio off camera, quindi 1, 2, 3, questo è qui e questo è qui. Quaccio 5, 6 e 7 te e 8 to. Mettiamo dentro il nostro Dragons. Allora, quanto fa? Oh, da 16 va a 64, speriamo. Speriamo, speriamo che con l'ultimo upgrade arrivi a un buon valore per sparare almeno un fraccione super potente, ok? Dai, aspettiamo un po' che faccio tutto. Ragazzi, al massimo della capacità porta 256 milioni, quindi non possiamo comunque sparare. Io sto craftando una Wakered Antonio Calabro qui, Core, per fare sbrigate, te devi sbrigare. Lento, sistema bellissimo, va lento. Per fare una Flux Capacitator maggiore, mi manca soltanto quello. Vediamo se arriva. Sento ancora il rumore. Lo sento. Sì. Lento. Lento. Oh. Ok, eccolo qui. No, eccolo qui. Tadan, quanto porti? Porti 256 milioni. Perfetto. Allora, quindi dobbiamo purtroppo cercare un compromesso. Vediamo un pochino se riusciamo a modificare magari l'explosion power. Ah no, 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 dobbiamo togliere qualcosa. Mettiamola a 3. Spara con 265. Cioè, raga, una freccia finisce l'energia. Io non ho molta parole. Mettiamo a 2. Ok. Spara e poi muore. E se anche attivassi questa. Che non mi sta caricando questa ciccia perché non la carichi? Carica tutto. Ok. Sparo. Ed è finita qui. Io non so che dirvi. Facciamo che togliamo questa roba qua. E l'autofire va bene. Il damage però ci serve. Ci serve. Ok, già è accettabile. 8 milioni. 8 milioni vuol dire che ci abbiamo. 256 e 256, 500, ci abbiamo 50 spari, una cosa del genere? Non lo so. Boh, andiamo nel nostro mondo dell'Ender Dragon a vedere se riusciamo a fargli il culo. Oppure no, che cazzo è sta roba? Ah, è la cosa che non c'hai. La magia. La magia. Andiamo a vedere un pochino se riusciamo a sfondare qualche drago.
Non li colpisce? Sono... No, non mi dica che sono immuni alle frecce. Ragazzi, ma... Aha! Oddio! L'ha quasi instant killato! Cosa? Il problema è che c'è quella roba di mezzo, ma non riesco a colpirlo. Bello! Ehi, vieni qui, dai! Manifesta pure tu! No, sto finendo tutta l'energia! Mi serve un altro drago, eccolo che arriva. Intanto questo cuore, un cuore, una capanna. Drago, cuore, grazie, abbiamo già ottenuto un cuore. Ma dove stiamo? A che livello stiamo? Ok, questo posso picchiarlo così, vediamo. No, con le frecce non so perché, mi sa che si è incantato, ragazzi. Quindi io, oh, si è liberato. Pam, pam, pam. Oddio, è istantanea. La freccia è velocissima. Certo che la batteria è già finita, ragazzotti. Quindi vediamo un po' se riusciamo a non sprecare i nostri... Oddio, quanti sono? Quanti sono? È morto! È morto pure quello! No, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Questo qui non riesco a colpirlo. Vieni qui. No, ho finito l'energia. Però, ragazzi, in 5 secondi... 3 cuori! Questo si è buggato, poi, va bene. E muori. No, si è... È ancora vivo, cioè è morto ma è vivo. Non ho capito. Le passo mio marito. Ah, forse c'aveva bisogno di... Ecco tre cuori, no? Si è glitchato malissimo. Ok. E questo qui, che sta facendo qui? Vieni qui, vieni qui, ti picchio a mano. Vieni, Perché la ricarica di questa... È morto pure questo? È morto pure questo qui, dov'è il mio cuore? Non lo so, guardate che figo! Sì, vabbè, mi spari sta cagatina. Tre cuori in un nanosecondo, ragazzi. Il nostro problema è che consuma troppa energia. Però dai, dai, chi se ne frega. Chi cazzo se ne frega? Wow, 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 fantastico. Abbiamo risolto il nostro problema con i cuori. Quindi, signori, tecnicamente noi abbiamo virtualmente infiniti Ender Dragon, infiniti cuori e quindi infinito Awakened, o come cazzo si pronunci, Draconium. E che significa? Ti prego di... Oddio, cioè, pensavo di essermi scordato questo. Oh mamma. Che significa, ragazzotti? Che possiamo finalmente, a breve almeno, ottenere il livello 8. Infinito potere. Infinita capacità di potenza. Oh mio Dio. Che cazzo di figata è il mondo di Ender Dragon. Wow, wow, wow. E questo arco è fantastico. È davvero figo. Noi ci vediamo alla prossima puntata della Sky Factory, signori. Lasciate un pollice in su per supportare il vostro Marcus Gron. Bella per voi. Ciao.